Il cantiere su Corso Vittorio Emanuele II potrebbe partire il 1 agosto e non più il 24 luglio. Nel periodo dei saldi che inizieranno il prossimo 6 luglio, la notizia pare una boccata di ossigeno soprattutto per quegli esercenti del centro di Pescara che, preoccupati per le vendite non proprio in linea con le premesse della stagione a causa del maltempo, si sono mobilitati e hanno chiesto un confronto con l'amministrazione Masci. Io credo che comunque parlare con l'impresa aggiudicatrice della gara, quindi dell'appalto, e chiedere anche un orario molto più serrato per quanto riguarda l'inizio del cantiere, ma soprattutto anche con orari notturni, credo che non ci sia nulla di male, ma soprattutto le nostre richieste, le richieste soprattutto da parte del sindaco, potrebbero essere accolte. Certo è che comunque mi auguro che, voglio dire, ci sia un appoggio di tutta quanta la maggioranza a una richiesta del genere, perché effettivamente, insomma, il terziario è da sempre un settore molto ma molto importante per la città di Pescara. La soluzione dunque è posticipare l'inizio dei lavori di riqualificazione e sfruttare le ore notturne per recuperare tempo in modo da non farsi trovare impreparati a settembre per la riapertura delle scuole. E sui tempi però, chiamiamoli così, utili e necessari a commercio e turismo, ci sono delle divergenze. Ritengo che anche per quanto riguarda la stagione turistica sia importante posticiparli al dopo Ferragosto, perché accogliere i turisti con un cantiere soprattutto anche così importante a livello di macchinari, con una città bloccata e col Corso Vittorio bloccato, credo che non sia, diciamo, una fotografia molto bella per i turisti.